Non funziona niente, perfetto. qua che c'è l'ombra è bagnato. Meglio andare piano. Ecco qua lo zip sotto il telo da 3 mesi. Siccome immaginavo stesse fermo un po' di tempo, avevo staccato la batteria, anche se non pensavo stesse fermo 3 mesi. Quindi riattacco il positivo e richiudo il coperchio. Non funziona niente, perfetto. Posso provare ad accendere. Benzina. Provo ad aprire l'aria. Lascio un attimo l'aria aperta. Meglio lasciarlo scaldare bene prima di partire. Stanotte ha piovuto, infatti oggi c'è abbastanza fresco e anche molto limpido. Lo zip non è mai andato sopra i 60 gradi, quindi direi che i lavori che ho fatto a inizio estate funzionano bene. Infatti sento caldo uscire da dietro. Mi mancava fare un giro così in motorino. Ah, ecco, 60. La mia idea di oggi è fare il giro su una delle stradine che ci sono qua sopra, una delle mie preferite. Ventola. Benzina dovrei averne abbastanza. Adesso guardo quando mi fermo. Sì, ne ho abbastanza. Massimo la faccio al ritorno. Provo a fare la prima tirata. Adesso che sono uscito dal traffico scende anche la temperatura. D'altronde la cosa peggiore è proprio stare fermi e andare avanti pian piano. La ventola si fa qualcosa, ma il motorino scalda, non ci si può fare molto. Ecco qua che inizia la strada. Sì, dai, si è quasi asciugata del tutto. In alcuni punti è ancora un po' bagnata. Come non detto, qua è tutta bagnata. Però è solo questo pezzo all'ombra, quindi dopo dovrebbe essere asciutta. Prima impennata dopo 3 mesi. Dai, sono ancora capace. Quanto sono cresciute queste piante? Questa è una delle cose che mi mancavano di più, prendere e andare a fare un giro su una di queste strade qua. Tra l'altro non ho sentito le gomme, ma no, quella davanti è a posto, quella dietro forse è un pelo sgonfia. Da quando ho montato la ventola, che ho aperto ancora di più qua davanti, si vede quasi attraverso. Vado ancora un po' su, dai. Qua che c'è l'ombra è bagnato, meglio andare piano. Era scarburato anche giù, ma adesso si sente che sono salito. Qua c'è sempre la ghiaia.
Davvero, col fatto che ha piovuto si vede molto bene giù. Fermo qua un attimo al posto solito. No, anzi, vado un po' più avanti. Fermo qua. Si vede proprio tutta la valle. Davvero molto bello qua. Ora meglio tornare che ho anche una certa fame. Tra l'altro pensavo facesse più fatica a partire lo zip, invece non ci ho messo tanto. Ho fatto bene a staccare la batteria in modo da essere sicuro che non si scaricasse del tutto. Forse l'unica cosa che avrei potuto fare, ma che non ho fatto, sarebbe stato mettere un sacchetto di plastica intorno al filtro, in modo da evitare che si riempisse di polvere. Semmai lo smonterò e gli darò una lavata. Uno dei prossimi video che pensavo di fare e vedere quanto consuma lo zip con il filtro a cono, perché ne avevo già fatto uno ormai l'anno scorso dove vedevo quanto consumavo con la scatola a filtro. Adesso mi piacerebbe rifare la stessa strada e vedere quanto consumo con il filtro a cono. Provate a scrivere nei commenti secondo voi quanto consuma, così quando farò il video vedremo chi ha azzeccato. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Sinceramente a me fare un giro con lo zip mi mancava. Ah no, è vero che posso andare sulla destra e devo fare tutto il giro. Vabbè. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo come sempre domenica prossima alle 10:30 con un nuovo video. Bitch, I'm cruising down the block in my ghetto ass whip. When I say what I mean, don't give me no lip. I be getting all the money, I be counting blue strips. For my mind on my money and my money on my hip. I don't got time for no hoes.